Il medico che ti ha visitato ha detto che guarirai presto. E adesso penso tu possa fare da sola. Ti ho portato un asciugamano, un pigiama e se vuoi cambiarti è questo vestito qua. Abbiamo trovato questo. Là è il bagno. Mi raccomando, fai un bel sonno. Va bene? Se hai bisogno di qualcosa, non ti peritare a chiamarmi. Io sono qua vicino. Non so come sia successo. Ma la ragazza era nella sua stanza. A A che ore l'ha lasciata? alle 22. L'ho sentita piangere, poi mi devo essere addormentata. Questa roba? Non l'ha messa. Deve essere andata via così. Com'era? E quando ve ne siete accorte? Alle 5. Ho aperto la finestra e ho visto la finestra di Lunturi che era aperta. Mi sono precipitata. State calma. Non so darmi pace. Così giovane. Va bene, vengo subito da te. Burocrazie su burocrazie. E intanto ammazzano, rubano, sfruttano. Lei crede che sia ancora in vita, vero? Noi più di così non possiamo fare. E lei ha già infranto il regolamento, ha rischiato il carcere. Non lo dimentichi. Non prende iniziative personali. Ci siamo capiti? Pronto, pronto. Sì, no, no. Non è ancora arrivato nessuno. Sono tutti fuori. Ecco, un momento. Vedo che stanno arrivando, eh. Adesso vado ad aprire e poi dopo controlliamo. Tutta la squadra al completo. Venite, vi porto dal fermato. E De Luca? Problemi con il questore? Chi lo firma il verbale? Dalla me, me ne occupo io. Commissario De Luca ha detto che mi avrebbe aiutato. Stai calmo, non alzare la voce. Hai precedenti penali e la faccia di reclamare? Comunque, dacci alcune informazioni e ti prometto un trattamento favorevole. Cosa volete sapere? Di una certa Francesca. Stiamo cercando una certa Francesca. Chi vi manda? Nessuno, la stiamo cercando. Siamo suoi amici. Ci sono due persone che cercano Francesca. Sì.